segui Gesù e non avere paura. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con una grande disponibilità nel nostro cuore la parola di Dio che oggi viene a trasformare la nostra vita. E leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 9, 43b, 45. In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli: mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole. Restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Amen. Cari amici, anche oggi abbiamo soltanto 2 versetti e mezzo, ma significativi e di grande contenuto per aiutarci anche oggi a seguire bene e autenticamente il Signore Gesù. Gesù si sta dirigendo verso Gerusalemme e mano a mano, strada facendo, condivide con i suoi discepoli come sarà e quale sarà l'obiettivo del Padre. L'obiettivo del Padre è che il mondo venga salvato attraverso Gesù stesso, il suo Figlio. Ma non è un progetto umano, bello, trionfalista, dove Gesù come il Figlio, come il Salvatore è venuto per sconfiggere il male e quindi per essere trionfante su un trono, bensì è tutt'altro. Il suo trono sarà una croce, però trionferà dalla croce, perché è questo il progetto di Dio. Un progetto non basato su una logica umana, di una forza, di una violenza, di un dominio sull'uomo, ma la vittoria di Gesù attraverso la sua sofferenza, attraverso il suo svuotamento sulla croce, attraverso la sua donazione per ciascuno di noi. Ecco perché oggi, in questo secondo annuncio della sua passione, Gesù dice apertamente ai suoi discepoli: sappiate che il Figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini. Ma loro non capivano, loro avevano paura di chiedergli che senso avessero quelle parole, perché avevano sentito parlare di sofferenza, di dolore, di morte. Avevano timore di interrogarlo. Quante volte anche noi vogliamo seguire Gesù, vogliamo ascoltare la sua parola, vogliamo essere autentici, discepoli, e seguire parola per parola tutto ciò che ha detto a noi Gesù. Ma molto spesso abbiamo timore di ciò che può accadere. Anche noi nella nostra fede abbiamo delle resistenze, delle riserve verso Dio, verso il Vangelo stesso, dicendo: ce la farò o non ce la farò? Che cosa mi accadrà? Ma ne vale davvero la pena offrire la propria vita per Cristo? Ma ne vale davvero la pena seguirlo, fare dei sacrifici, pregarlo, perdere del tempo a leggere la sua parola, a stare insieme e invocare il suo Spirito Santo? Quante volte anche noi abbiamo questi pensieri? Anzi, vediamo che alcune situazioni nella nostra vita stanno peggiorando e diciamo: è tutta la preghiera che sto facendo? È quel tempo che dedico a Dio, dedico agli altri e non ho nessun frutto, nessun risultato? E anche noi siamo un po' come i discepoli che abbiamo paura di come
andrà a finire. Abbiamo paura e non comprendiamo quello che sta succedendo. Abbiamo paura dello scandalo della croce. Vorremmo solo dei trionfalismi. È bella la risurrezione, ma vorremmo a volte saltare quello che c'è in mezzo. Una sofferenza, una tribolazione, una morte, quello che Gesù stesso ha sofferto per noi. Allora oggi apriamo il nostro cuore a Dio. Mettiamo nelle sue mani i nostri timori, le nostre paure. E mettiamo soprattutto al primo posto la sequela di Gesù. Al primo posto la sua parola. Non abbiamo timore. Fissiamo il nostro sguardo su di Lui, sapendo che Lui ci preserva da ogni male, ci custodisce, è al nostro fianco. Non dobbiamo temere nulla. Ecco perché oggi non imitiamo l'esempio dei discepoli che avevano paura di chiedergli che cosa sarà di noi, ma al contrario diciamo: Gesù, io ti voglio seguire. Signore Gesù, noi siamo qui oggi, dinanzi a Te, ai piedi Tuoi, riconoscendo che Tu sei il nostro Maestro, Tu sei il nostro Signore, colui che è salito a Gerusalemme per offrire la propria vita per me, per noi. Grazie, oh Signore Gesù, perché sei morto per me. Grazie perché mi hai insegnato la via della vittoria. La via della vittoria sul male, sul peccato, sul nemico. Donami di seguirti e di compiere gli stessi gesti che tu hai fatto. Gesti di amore, gesti di svuotamento, gesti di amicizia. E grazie perché è il tuo Spirito Santo che mi dà la forza di andare avanti e di seguirti. E allontana da me ogni paura del futuro. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, dopo questi bellissimi versetti del Vangelo, prendiamo lo slogan che è: segui Gesù e non avere paura. Carissimi amici, anche oggi seguiamo il Signore Gesù. Guardiamo con gli occhi fissi su di Lui e cerchiamo davvero di assimilare la sua condizione, quell'amore che ha donato a noi, anche noi doniamolo agli altri. E la paura se ne va e ogni timore se ne va, perché Dio è al nostro fianco. Amen. Grazie per avermi accolto. Buona giornata, ci vediamo domani. Ciao. Carissimi amici, vi invitiamo al corso Preghiera Personale, un corso della nostra comunità dove vogliamo insegnarvi come stare alla presenza di Dio attraverso la Bibbia, il Vangelo, la Sua parola e sperimentare benefici, benedizioni per ciascuno di noi. Vi aspettiamo domenica 8 ottobre a Torino e domenica 5 novembre a Strona. Non mancare, iscriviti per fare questa meravigliosa esperienza.